vorrei cantar quel memorando sdegno. Chi infiammò già nei fieri petti umani un'infelice e vil secchia di legno che tolsero ai petroni i geminiani. Siamo a Modena in occasione del convegno su Alessandro Tassoni, poeta eclettico che proprio qui a Modena è nato nel 1565. Perché questo convegno? L'occasione è il festeggiare i 450 anni dalla nascita. Il convegno si propone soprattutto di fare il punto sui nuovi studi e su questo rinato interesse che c'è per Alessandro Tassoni. Abbiamo legato appunto il nome del Tassoni ad un premio già 10 anni fa. Chi sono i vincitori del premio quest'anno? E Valerio Magrelli per l'Honoris Causa e poi Gualberto Alvino invece per l'Apparato Animale e Maria Grazia Calandrone per Serie Fossile. Tassoni è noto per un poema essenzialmente, La secchia rapita, che è un poema eroicomico e anche come inventore di un genere, cioè il genere eroicomico. La secchia rapita narra di una inutile guerra tra Modena e Bologna per la riconquista di una secchia di legno che appunto i modenesi avevano sottratto ai bolognesi. Si era autodefinito spirito bisquadro, cioè una testa balzana fuori quadro, non modenesus erit cui non fantastica testa, non c'è un modenese che non abbia la testa balzana.